di ora in ora procede sempre più velocemente il primo giorno del Vinitaly. Siamo tornati nell'area Alto Adige, sono con Stefan Kapfinger, kellermeister della cantina di Merano. Buon pomeriggio Stefan, a te chiedo, prima di parlarci della cantina in cui lavori, un primo bilancio su questa giornata. La domenica è sempre un giorno dove si aspetta tanta gente, però oggi vedo gente bella, gente interessata, tanti appassionati logicamente anche, però un bel sostegno diciamo dei nostri clienti anche. Ecco, adesso attraverso un po' le tue parole, il tuo racconto di che cos'è la cantina di Merano, che io conosco perché sono venuto parecchie volte a trovarvi in azienda, una cantina che ha una storia, che nasce da fusioni e che ha investito molto anche negli ultimi anni con una crescita direi veramente importante. Sì, siamo cresciuti molto, dal 2010 ormai esiste solo una cantina, la cantina Meran, con la sede a Marlengo nella via Cantina 9, e questa riunione, questa fusione è stata fatta nel 2010 e oggi abbiamo 400 soci, abbiamo in mano 250 ettari, abbiamo in mano praticamente tutto il porcaviato meranese. Sì. Tra l'altro, il che ha implicato anche la realizzazione di una nuova cantina. Sì, la cantina è stata realizzata dal 2011 al 2013 con l'inaugurazione 2013. Una parte della cantina è rimasta, però un due terzi è stata rinnovata e ristrutturata completamente. Ecco, progetti per il futuro a livello di vitigni, a livello di cantina, a livello di nuovi vini, so che ogni tanto voi tirate fuori qualche coniglio dal cilindro e qualche sorpresa, per esempio quella che vediamo qui al tavolo, ogni tanto salta fuori. Adesso a cosa stai pensando? Sto pensando un po'... su questo Pino Bianco qua, è l'ultimo capolavoro nostro o mio, un Pino Bianco molto particolare dove si voleva anche vedere l'evoluzione nel serbatoio, la maturazione nella botte, e mettendo insieme un vino che ha una vita molto lunga davanti. Ecco, come tutte le cantine sociali e non dell'Alto Adige, voi uscite con molti vini e moltissimi monovitigni. Quali sono, e poi ogni cantina magari più affezionata e più portata su qualcuno di questi, quali sono i due vitigni ai quali tradizionalmente la cantina di Merano è più attaccata e ottiene i migliori risultati? Da noi la situazione è un po' rovescio. È un po' diverso. In Alto Adige si produce 60% vini bianchi e 40% vini rossi, da noi è completamente contrario, noi facciamo ancora un 60% vini rossi e 40% vini bianchi. Per noi i più importanti bianchi sono sicuramente il Pino Bianco, come viene visto, come vino autoctono, e il Sauvignon Blanc anche, più Gewürztraminer logicamente. E fra i rossi? Fra i rossi siamo appena usciti con una nuova schiava, quasi una riserva di schiava, con una bassa resa, un vigneto particolare, un progetto molto interessante, però Pino Nero per noi è uno dei più importanti vini rossi della cantina. Pino Nero anche il motivo per il quale ho iniziato a frequentare la vostra cantina. Prima di salutarci, siccome nella prossima chiacchierata ti chiederò di raccontarci in particolare uno dei tuoi vini, di cosa parleremo? Del Pino Bianco, il prodotto si chiama Five Years, 5 anni, è un capolavoro che è uscito con l'annata 2010, la prima volta. Fermati qui perché lo raccontiamo nel prossimo video. Okay. A tra poco.